La ricerca un tempo era, lo raccontavo ai colleghi lettori in CRUI, ma loro lo sanno molto meglio di me, era ricerca di base, la ricerca fondamentale che si faceva in università. Poi l'applicazione era fuori, nell'impresa, negli enti di ricerca, c'era quasi uno iato, un vallo, no? Una linea Maginot tra lo studio e l'applicazione, che non esiste più. L'università di oggi è tutto, ma lo è già. Il PNRR, il famoso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non inventa queste dinamiche universitarie, le riconosce, ci sono già. Le università si sono già aperte ai territori, stanno già lavorando insieme alle imprese, stanno già creando delle connessioni per fare in modo che l'allunaggio dei loro studenti e delle loro studentesse sul mercato del lavoro sia morbidissimo. Ed è per questo che noi ci teniamo tanto a valorizzare i dottorati di ricerca, i dottorati innovativi, a mettere a disposizione degli studenti, durante e dopo, tutti gli strumenti possibili per entrare immediatamente in contatto con il principio di realtà. Poi chiunque voglia scegliere la disciplina e il sapere più astratto lo può fare naturalmente. Noi siamo la terra, luogo, l'Italia, della speculazione, delle grandi invenzioni, delle grandi applicazioni teoriche, ma ormai non esiste più, soprattutto in questo mondo transdisciplinare che hanno descritto anche gli interventi che mi hanno preceduto, non esiste più una teoria che non abbia un'applicazione pratica. Esistono i filosofi ingegneri, esistono i biologi matematici ed è per questo che mi piace molto l'idea che abbiamo discusso tante volte insieme in occasione dell'inaugurazione di anno accademico a cui ho avuto la bontà di invitarmi e a cui ho partecipato con grande piacere. Abbiamo discusso proprio di questo, come dare ai nostri studenti, che sono il nostro riferimento, come dare ai nostri studenti una cassetta degli attrezzi la più ampia possibile.